Temptation Island 2023, quest'estate ci sarà. Ecco il che non è passato inosservato ai telespettatori. Come noto, la scorsa estate non è andato in onda Temptation Island, il reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Baniglia in Italia. L'ultima puntata del programma televisivo è stata trasmessa il 27 luglio 2021. Quando è stato annunciato che non sarebbe stato rinnovato il contratto con la casa di produzione che detiene i diritti del format originale, l'olandese Blind Vertrouwen. Temptation Island è pertanto stato interrotto alla sua 10ª edizione e, poco prima della conclusione, il conduttore Filippo Bisciglia si era unito al coro di telespettatori delusi dalla notizia. Allo stesso tempo rivelò, in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, che lo show sarebbe potuto tornare nel 2023. E, in effetti, un indizio in tal senso è giunto proprio qualche minuto fa quando, durante la messa in onda della soap Terra Amara, i telespettatori di Canale 5 hanno notato un singolare dettaglio. Sullo schermo, è apparso in sovraimpressione l'invito a chiamare il numero della produzione di Temptation Island per potervi partecipare. Sembrerebbe, quindi, che il reality estivo delle tentazioni tornerà nel 2023. Tuttavia, in mancanza di comunicazioni ufficiali, non ci resta che attendere la conferma da parte di Mediaset. Grafer ul din tot, tot toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo. Grasul nimeni altul, del, vede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens. Trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie. Când adun cuvinte din dom, mă pun, le fierb la 1000 de grade Celsius. Să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.